effettivamente è stata una grande vittoria che fino all'ultimo momento sembrava che non dovesse arriderci. Dobbiamo gestire la vittoria, che forse a mio modo di vedere è più difficile che il successo che abbiamo conseguito il 4 dicembre. Si dibatte se dobbiamo trasformarci in partito, in rete, eccetera, eccetera. Io penso, il gruppo direttivo del Comitato del No respinge l'idea del partito strutturato. Noi dobbiamo, diciamo così, formare le idee, e approfondire e quindi essere un punto di riferimento per la rete. Questo già sarebbe molto molto importante, però la cosa che è importante è che ci sia l'impegno e, aggiungetemi, voglio essere un romantico, che ci sia il cuore per queste cose, perché quello che a me mi ha impressionato in tutti i miei vagabondaggi nell'Italia è stata la differenza tra i sostenitori del sì, che ragionavano soltanto col cervello, e invece i sostenitori del no, che ragionavano col cervello e col cuore. La Consulta ha detto no al referendum sul Jobs Act, e poi adesso, fra qualche giorno, ci sarà naturalmente la Consulta che dovrà decidere su un altro dei vostri cavalli di battaglia, l'Italicum. Vedete, io ero critico del referendum sull'articolo 18 per una semplice ragione: che era stato effettuato un ritaglio in base al quale l'articolo 18 sarebbe stato applicato anche alle imprese di 5 dipendenti, laddove la legislazione precedente prevedeva 15. Quindi è stata una scelta, direi, sbagliata, perché puramente creativa. La creatività viene dal Parlamento e non dal referendum abrogativo. L'Italicum dovrebbe essere accolto senz'altro, la questione di costituzionalità, perché è una ripetizione del Porcellum nelle parti nodali. Brevemente, il vostro suggerimento per una nuova legge elettorale? Che sia un proporzionale, però un proporzionale con una soglia molto alta, il 4%. Anche la sinistra italiana è d'accordo sul 4%. Ovviamente non ci dovrebbe essere poi dei premi, perché sennò sarebbe una presa per i fondelli. Dopo il 4 dicembre tantissima partecipazione e tantissima voglia di politica. E come interpreta questo fenomeno? Intanto molto positivamente, mi pare che questo è il segno che quella straordinaria campagna elettorale è stata una campagna vissuta dentro una parte importante del popolo italiano. E questa è la ragione forse fondamentale per cui chi pensava come Matteo Renzi che quella sarebbe stata una strada tutta in discesa si è ritrovato di fronte a una bruttissima sorpresa. Voi state preparando per fine febbraio il congresso, come sta andando e quali sono i lavori preparativi? Ah, bene, io credo che sia necessario oggi provare a restituire un'offerta politica alla sinistra di questo paese, che è tanta parte del paese, che oggi però non trova risposte, non trova un luogo, non trova una proposta sufficientemente capace di ricostruire anche un campo di forze. Siamo in campo, stiamo discutendo, lavorando, siamo nella fase di conclusione della campagna di adesione, della prima fase della campagna di adesione, quella per il congresso, e poi dopo il 19 proviamo a mettere in campo anche un po' di lavoro. Per quanto riguarda i referendum sociali, come vi batterete? Ci batteremo naturalmente per il sì, innanzitutto ci batteremo perché non vengano scippati al diritto degli italiani e delle italiane di votare. Non sono purtroppo acquisiti, nonostante milioni di firme, c'è chi pensa con qualche maquillage legislativo di sottrarre il diritto di voto. Noi lo consideriamo inaccettabile. Una richiesta del professore Montanari della riforma costituzionale, ma dell'articolo 139, in modo tale che non si modifichi più o che non ci siano più queste modifiche megagalattiche. Voi siete d'accordo? Del 138 sì, siamo d'accordo. Credo che sia arrivato il momento, dopo anni, legislature, il cui ossessione è stata quella di cambiare la Costituzione invece che di risolvere i problemi che derivano dalla non attuazione della Costituzione, provare a mettere un punto. E quindi io da questo punto di vista sì, sono d'accordo. Grazie. Professore Massimo Villone, dopo la vittoria del no l'euforia continua e oggi tantissima partecipazione in questa prima assemblea nazionale. Sì, è una partecipazione veramente
forse anche in attesa in qualche misura. Noi pensavamo che avremmo avuto una presenza importante dei comitati locali, ci sono, non dico tutti, ma quasi, abbiamo centinaia qui di persone che sono venute e che per la verità vogliono tutte parlare, questo mi sembra che non possa essere un obiettivo fattibile, però certamente dal dibattito verranno fuori proposte che poi nelle prossime settimane ci indicheranno la via da seguire. Al momento ci sono già dei capisaldi? Ma certamente, il primo è che la grandissima parte, direi praticamente tutti, vogliono rimanere in campo come movimento che si impegna nella difesa e nell'attuazione soprattutto della Costituzione. Poi ci sono iniziative più specifiche, come per esempio partecipare ai referendum CGL, presentare proposte di riforma della Costituzione invariata per dimostrare che si può cambiare senza rottamare la Costituzione, spingere per una legge elettorale che sia il più possibile per la rappresentanza politica la più aperta e quindi non volta a tagliare e impedire la presenza di forze politiche significative nell'istituzione Parlamento. Quindi queste sono già cose che mi sembrano abbastanza, diciamo, condivise. Cioè, ha notato da parte dei cittadini un avvicinamento alla parte politica che fino ad oggi si sono allontanati? Ma certamente sì, qui molti di quelli che sono qui in realtà o non avevano mai praticato la politica attiva o se ne erano allontanati, credo una parte perfino scivolando nell'area del non voto, per intenderci. Quindi sicuramente abbiamo riconquistato la partecipazione democratica un pezzo del paese che in qualche modo aveva dichiarato di non voler più essere presente nelle nostre vicende politiche e istituzionali. Un consiglio ai giovani che in massa ha votato no al referendum del 4 dicembre? Ma intanto dico che hanno fatto bene perché hanno capito che il renzismo era soltanto un grande imbroglio. La seconda cosa che dico, attenzione che non basta dire no, bisogna essere in campo anche per dire sì e per affermare una proposta in positivo, una domanda che sia poi traducibile nelle istituzioni, in regole, in leggi, in politiche pubbliche, perché se non si fa questo ovviamente il no rimane un atto sterile. Grazie.